I lagunari con un disperato bisogno di punti senza vittorie da 20 partite. Cosmi rilancia Gatti, regista davanti alla difesa. Centrocampo Rombo con Cordova, regista avanzato. Nel Venezia ancora Garcia al posto dello squalificato Marasco, arbitra il signor Treossi di Forlì. E la sfida tra due attacchi anemici e si capisce subito. Perugia più volenteroso, Venezia attento a non scoprirsi per colpire di rimessa. Prima conclusione nello specchio della porta al 27esimo è di Baiocco, palo pieno. Gli Umbri insistono al 29esimo, corner di Zemaria. La battuta del brasiliano al volo di Loreto, brivido per Rossi che risponde con i pugni anticipando a Girinò. È un buon momento per i grifoni, iniziativa di Bazzani al 31esimo, il destro dell'ex veneziano è forte ma impreciso, la rabbia di Bazzani. Ancora a Perugia nel finale di tempo allo scadere, testa di Bazzani per Vrizzasi, il controllo di sinistro, si porta avanti il pallone di destro, anticipa l'uscita di Rossi, Umbri in vantaggio. Nel replay evidenziata l'abilità del greco che vedete beffa Bjorklund, il sinistro e poi il destro, quinta rete stagionale per Vrizzas. E veniamo alla ripresa, De Franceschi per Vannucchi e Bressan per Algerinò. Magni cambia le corsie esterne del suo Venezia, cerca più profondità, ma i lagunari stentano sempre nell'organizzare la fase d'attacco. Qui è Maniero, solo in area, la difesa del Perugia libera. 24esimo, Han subentrato a Cordova. In area, il pallone in mezzo per Vrizzas e Bazzani, pasticciano i due. 32esimo, punizione di Zemaria. Il brasiliano impegna direttamente Rossi che devia in corner. 35esimo ancora Zemaria, preziosissimo. Dall'altra parte la sua punizione, sbuca Rezaei che brucia la difesa ospite. 2-0 per il Perugia, si tratta di un gol storico e la prima rete nel campionato italiano di un giocatore iraniano. E vedete l'esultanza di Cosmi che intravede i tre punti. 46esimo, Magallanes di testa impegna severamente Mazzantini, ma è troppo tardi per i lagunari. Perugia batte Venezia 2-0 e possiamo staccare sulle immagini di Mario. Il primo tempo io non vedevo manco la metà campo. Si può dire che in questo calcio non c'è rispetto del pubblico e forse anche dei giocatori a volte? Come ho detto, adesso comandano le televisioni e quindi non potevamo, probabilmente se hanno giocato non si poteva sospenderla. Da Pagliuca all'arbitro della nebbia Trentalange, cui suo malgrado i 7106 paganti potrebbero chiedere il rimborso del biglietto. E diamo un'occhiata adesso. Che non fosse partita per daltonici o astigmatici l'avrete capito, e anche se il direttore di gara dice che vedeva da porta a porta, è chiaro che a faticare quanto i giocatori siano stati i cameraman con i loro fuochi e filtri, anche perché questo derby emiliano di emozioni ne ha regalate abbastanza, con il ritorno del Piacenza alla vittoria casalinga dopo tre sconfitte consecutive e dopo il successo di Firenze, e il ridimensionamento di un Bologna condizionato da assenze croniche, signori Locatelli, Cipriani, Macellari e momentanee, lo squalificato Fresi. Dunque Piacenza aggressivo, a destra con Gautieri e a sinistra con Tosto, tenaci gli altri, Di Francesco in testa, ma primo tempo equilibrato col Bologna che colpisce un palo con Cruz a sorreggerlo nel modulo 3-4-2-1 Pecchia e Zauli, e con Guardalbena al solito bravo su Pecchia. Nella ripresa eccolo il Vieri della sana provincia, il capocannoniere 34enne Dario Hubner, lasciato troppo solo e troppo felice lui di far gol. Quindi l'espulsione è contestata per la tempistica nel distacco dall'avanzamento della barriera per doppia munizione di Uome, con la squadra di Guidolini in 10 trafitta ancora da Hubner, punizione simile a quella di 6 giorni prima a Firenze. La traversa di Bellucci sul finire e il siparietto interviste. Se Crespo vale 120 miliardi, oggi quanto vale Hubner? No, io sono felice di valere i 5 miliardi che il Piacenza mi ha comprato quest'anno dal Brescia, per cui sono contento di rendere per quello che la società si aspettava da me, per cui sono felice per questo, ecco, non perché ho fatto 12 gol sul capocannoniere. Allora, abbiamo visto adesso Hubner di persona. La prima emozione ce la regala il Como da un calcio d'angolo, la deviazione di Corrente, nasce un assist per Taldo, la palla termina sul fondo. C'è anche l'Empoli, duetto Tavano-Cappellini-Tavano. Tavano preferito a Maccaroni inizialmente, a tu per tu con il portiere, forse disturbato. Nessun problema per Brunner. Ancora ospiti all'attacco con Musice sulla sinistra. Stacco perentorio di Taldo, palla sul fondo. Nel finale ci provano i padroni di casa. Cappellini, Rocchi e attento però Brunner. Con le immagini montate da Carla Provvedi Ridolfi. Passiamo al secondo tempo, alla rete del Como.
firmata Oliveira. Micidiale, il contropiede, rasoterra, battuto, Berti, undicesima rete del belga, capocannoniere del torneo. Entusiasmo. Oliveira semina il panico. Ammonito Bonetto, che rischia grosso. Al 28esimo c'è un duro intervento di Bega. Per l'arbitro Tombolini ci sono gli estremi per il cartellino rosso. Como in 10. Ne approfitta subito l'Empoli, il traversone di Bonetto. Stacco di Rocchi, la mira è imprecisa. Due minuti dopo si ritorna in parità in campo. In ritardo Bonetto, secondo cartellino giallo, doppia ammonizione e espulsione. Poi nel finale Taldo rischia il 2-0. Possiamo sfumare con le immagini. Dunque, due punti, Empoli secondo con 30, Modena 28, Regina 27, Vicenza 24, Cosenza 23, Genoa, Salernitana e Napoli 22, Messina, Palermo e Bari 21, Sampdoria 20, Ancona 18, Pistoiese 14, Cagliari 13, Siena 12. Chiudono Crotone, Ternana e Cittadella Padova con 11 punti. Modena e Genoa una partita in meno. Ed ora mettetevi comodi perché siamo per... Nel Torino, privo di De Ascentis, Camolese sceglie Scarchilli al posto di Coè. Mentre nell'Atalanta, priva di Sala e Bellini, Rustico viene preferito a Rinaldi e quindi difesa 3 con Rossini, Comandini di punta. Il montaggio di Franco Marzella ci porta al quarto d'ora. Incursione di Galante, il sorpassaggio per Asta. Ancora in mezzo, mischia, Galante si gira e il pallone in rete. 13° minuto, Torino 1, Atalanta 0 e terza rete in campionato di Galante, che dopo il rimpallo fra Ferrante e Carrera appare in posizione regolare, tenuto in gioco da Dabò. Le difese si impongono sui rispettivi attacchi, fino a questo calcio di punizione di Scarchilli. Testa di Delli Carri e autentico miracolo da parte di Taibi. Adesso risponde l'Atalanta con questa impostazione di Zauri. Il suo lancio per Rossini, il controllo, il tocco per Doni, entra in area e non perdona. 46esimo, Torino 1, Atalanta 1, e splendido stop assist di Rossini, che assicura a Doni il pallone del decimo gol personale su 15 della sua squadra. Ed ora la ripresa, senza emozioni fino a metà tempo, ma con una improvvisa impennata dei bergamaschi. Azione da Bo, Doni e Zauri. L'avanzata da parte di Zauri, la sua finta, il dribbling, la conclusione e se la cava così molto bene Bucci. Ma insiste la formazione di Bergamo. Il lancio di Paganin, colpo di testa di Rossini. Arriva Colombo solo davanti al portiere e il pallone alto sulla traversa. Sempre la formazione di Vavassori, bravissimo in regia da Bo. Lascia partire questo tiro, respinto da Bucci. Colombo il tiro e la palla è in rete. 25esimo minuto, Torino 1, Atalanta 2 e rete dell'ex Granata Colombo, subentrato a Comandini e già eccellente domenica contro l'Inter. Camolese inserisce Maspero e Tiribocchi, ma l'unica occasione torinista della ripresa arriva al 41esimo, punizione di Ferrante ed ancora decisivo Taibi. Infine al 49esimo Bucci viene espulso per questo intervento su Rossini. Fra i pali deve andare il libero Fattori, ma il risultato non cambia più. Cominciamo dal quarto minuto, lancio di Alghera per Muzzi, che va via di potenza Paolo Cannavaro, poi Muzzi calcia sull'esterno della rete. Al decimo c'è un lancio per Mutu, oggi in campo con una mascherina protettiva, Caballero lo chiude così da ultimo uomo, ma l'azione per l'arbitro Farina è regolare. Poi c'è una bella conclusione di Alghera dai 30 metri, esce di poco al lato. La partita comunque stenta a decollare, bisogna andare al 38esimo. Torre di Sosa per lo scatto di Muzzi che entra in area di rigore. Bravo a vedere Alghera che calcia al volo, para Ferroni. Immediata la reazione del Verona in contropiede. C'è questo scambio tra Frick, Mutu e ancora Fritt che si inserisce bene. In area di rigore c'è ancora una splendida parata di Turci, occasione Verona al 39esimo. Che andiamo a rivedere. Poi al 42esimo si fa male il danese Jorgensen dopo questo contrasto con il croato Seric che viene ammonito, cartellino pesante per Seric, come vedremo. Jorgensen comunque si fa male e viene sostituito dal brasiliano Marcos Paulo. E primo tempo che si conclude con quest'altra occasione per Frick che insiste nell'azione personale ignorando sulla destra Camoranesi. Poi l'arbitro Farina fischia alla fine del primo tempo, si va a riposo sullo 0-0.
e siamo alla ripresa, nono minuto. Leonardo Colucci, cross dal fondo, l'argentino camoranesi si vede negare il gol ancora da uno splendido Turci. Insiste il Verona, cross basso di Oddo, la palla finisce a Frick, ma c'è ancora Turci sulla traiettoria. La supremazia del Verona è premiata però al 23esimo, doppia finta di Mutu su Caballero, poi entra Seric che va giù. Per Farina il rigore, punita la scivolata del difensore honduregno. Tira Oddo, grande parata di Turci, ribadisce Oddo di testa, salva sulla linea Bertotto. Poi il cross di Camoranesi al terzo tentativo, Oddo supera Turci. Un gol davvero rocambolesco e Verona in vantaggio al 24esimo della ripresa. Ma la gara dell'Udinese, intanto andiamo a vedere appunto il gol di Oddo, diciamo la gara dell'Udinese comincia proprio qui. Al 34esimo la squadra di Malesani resta in 10, espulso Seric al secondo cartellino giallo, l'Udinese dunque torna a crederci. E al 36esimo, per questo contrasto che non sembra così grave tra l'ex Zanchi e Delghera, Farina segna il rigore alla squadra di Hodgson, allarga le braccia a Malesani, segna Muzzi, ma l'arbitro Farina fa ripetere perché ci sono giocatori in area di rigore. Calcia ancora Muzzi ed è il gol del pareggio al 38esimo, decimo gol stagionale di Muzzi. Poi, pochi minuti al termine, l'Udinese schiaccia in area il Verona, mischia furibonda, alla fine spunta il destro di Pinzi ed è il gol partita. Davvero molto inglese questa espressione di Hodgson, complimenti comunque a Giampiero Pinzi per il primo gol in Serie A. E sull'altro fronte ovviamente sconsolato e deluso Malesani. Possiamo rientrare dunque. Il ritorno di Mancini all'Olimpico nella domenica in cui la Fiorentina deve ancora rinunciare a Morfeo. La Lazio invece nella migliore formazione possibile, qui va al tiro con Inzaghi. Undicesimo, il controllo in affanno degli ospiti. Ecco Stankovic che va a disturbare Amoroso, poi da Gianni Chedda a Poborski. Il diagonale è impeccabile, Lazio in vantaggio. La Fiorentina accenna ad una protesta per il modo in cui perde il possesso della palla che poi la centrocampista ceco, e lo possiamo riapprezzare, rende imprendibile per Manninger. Nel tentativo di esorcizzare la crisi i toscani indossano la maglia con i colori scelti quando il club venne fondato. Al minuto 22 annullata per fuorigioco la rete siglata da Nuno Gomes. E giudica correttamente l'assistente Saglietti, la posizione del portoghese sul tiro di Ganz è effettivamente irregolare. Lazio sicura ma Fiorentina comunque reattiva, 42esimo in azione di Livio. Sul cross respinge Marcheggiani, Baronio conclude, Gianni Chedda si oppone, l'occasione sfuma. Nella finale di tempo Liverani ottiene triangolo da Stankovic e mette in aria. Couto ci prova al volo ma la mira è imprecisa. La sintesi curata da Marco Palozzo ci conduce nella ripresa. Alla terzo Stankovic spreca così. Il limite dei toscani è sempre lo stesso, l'incapacità nel trovare soluzioni in attacco. Ganz non procura problemi a Marcheggiani. La Lazio crea la differenza sulle fasce. La vitalità di Poborski, lo stacco di Inzaghi, il riflesso di Manninger. Un rinvio di Couto ispira poi lo scatto di Inzaghi, che se ne va tutto solo. Manninger in replica si difende come può. Crespo è spettacolare nel trovare il raddoppio. È il settimo sigillo in campionato per l'attaccante argentino. Arriva al quarto d'ora, è il 2-0. Alla Fiorentina non ne va davvero bene una. Bertini applica la regola del vantaggio sul fallo di mano di Nesta, già ammonito. Baronio prima conclude e subito dopo protesta con toni eccessivi, per lui cartellino rosso. L'immagine desolata di Di Livio a contatto con l'arbitro è l'emblema della crisi toscana. Per la Lazio diventa tutto facile facile. I biancocelesti gestiscono il vantaggio, ma al 41esimo ulteriore sussulto. Claudio Lopez appena entrato in campo, esterno sinistro che è un capolavoro, vale il 3-0 e chiude i conti. Quello che resta al Bentegodi di Milan-Chievo, la partita che tanto ha fatto discutere. Il solito avvio arrembante della squadra di Del Neri, Manfredini costringe Chimenti alla respinta, poi Marazzina calcia sul fondo. Corradi e De Riberto gli assenti di giornata nel Chievo, al loro posto Cossato e Binotto. 17esimo, Marazzina chiede triangolo a Moro, poi conclude sull'esterno della rete. Lecce ad una punta, Zimerotic, Vugrinez in panchina. Lecce pericolosissimo con Giorgetti che indovina il varco giusto, poi però conclude sul fondo. Tutto questo al 18esimo. 4 minuti dopo, il cross di Lann, la sponda di Moro, spunta in mischia Marazzina e il tocco che dà il vantaggio al Chievo. 7° gol stagionale per Massimo Marazzina. Rivediamo l'opportunismo dell'attaccante che sorprende l'avversario diretto Savino.
36esimo, Cossato vince un duello aereo, non sarà l'unico. Poi attenzione a Manfredini, controlla, evita Popescu, il suo sinistro traversa, palla raccolta da Binotto, destro impreciso. Da rivedere la leggerissima ma determinante deviazione di Chimenti sul sinistro di Manfredini. Cambio nel Lecce, Giorgetti zoppicante lascia il posto a Conan ed è una sostituzione che avrà il suo peso. Con il montaggio di Paolo Carraro andiamo alla ripresa. Silvestri lancia proprio Conan, evitato Dan, anticipato D'Angelo. Conclusione però alta. Bravo il 18enne Ivo Riense. Settimo minuto, il traversone di Savino. La sponda ancora di Conan. Poi c'è il destro di Zimerotic ed è il pareggio del Lecce. Primo gol italiano per Sebastian Zimerotic, sloveno, 27 anni. Rivediamo l'assist di Conan e il destro di Zimerotic. Finisce al quarto d'ora la partita di Binotto, al suo posto Maielé per dare più spinta sulla fascia. 28esimo, il solito Conan mette in movimento Tonetto, il cross, conclusione sporca di Zimerotic. Gioca bene il Lecce, ma attenzione a quanto accade al 31esimo. Corini per Maielé, spostato a sinistra, area di rigore, il contatto con Cirillo per l'arbitro Messina è calcio di rigore. Rivediamo l'intervento effettivamente di Cirillo che aggancia il piede di Maielé. Dal dischetto Corini ed è il 2-1, Eugenio Corini infallibile, 4 rigori trasformati su 4. Prima del termine determinante Lupatelli vede all'ultimo momento la palla deviata da un proprio compagno Lorenzi, è un intervento che vale 3 punti e il Lecce chiude in 10, espulso per proteste Popescu. Lecce miglior squadra vista al Bentegodi contro il Chievo, un Chievo meno brillante del solito, bravo comunque. Passarella conferma il Parma che tanto brillantemente ha superato il turno di Coppa UEFA con Nakata alle spalle delle due punte di Vaio e Mbomà. Capello stupisce un po' tutti schierando una squadra votata all'offensiva, c'è Fuser sulla destra con Panucci in difesa, rientra Del Vecchio. Arbitra il signor Collina. Dopo qualche minuto in equilibrio la Roma si fa pericolosa, Del Vecchio da Candelà. Cross, tocca Ferrari, allunga il pallone, controbalzo di Totti con gran risposta di Fre, è il quarto d'ora. Subito dopo, molto bravo Assunção nel liberarsi di Nakata, cross in aria, testa di Panucci appena fuori. Poi si vede Battistuta, buona giornata oggi di Re Leone, sul lancio di Totti e da 20 metri controllo e girata fuori di un niente. È una Roma discreta, ma il Parma dà sempre la sensazione di poter controbattere, sia pure con una minore lucidità e classe. E alla mezz'ora, palla da Lamouchi a Falsini sulla sinistra, si libera per il cross, l'esterno sinistro, esce Antognoli dopo il tocco di Mbomà su Panucci, a terra Mbomà, appoggio a Di Vaio e tiro vincente con palla in rete. Al 31esimo Parma 1, Roma 0. Possiamo rivedere con la difesa della Roma un po' dormiente nella circostanza. Bravo Antognoli prima, ma poi nulla può fare su Di Vaio. Al 36esimo risentimento muscolare per Battistuta che va direttamente negli spogliatoi. Al suo posto Cassano, peccato per il Re Leone. Con Montelli infortunato potrebbero esserci problemi per l'attacco della Roma. E la stessa Roma sbanda improvvisamente molle senza idee, ma il Parma non ne sa approfittare. Passiamo comunque alla ripresa. Dagli spogliatoi esce una Roma diversa, con una grinta degna dei campioni d'Italia, tanto per intenderci. E per primo, dopo questo fallo su Totti, ne fa le spese l'arbitro Collina, colpito involontariamente, è ovvio, da Assunção. Comunque, nulla di grave. Roma, poi che al secondo minuto chiede il rigore, Capello in testa, per questo intervento scoordinato di Ferrari, con un presunto e comunque involontario fallo di mano. Al terzo c'è un lancio di Assunção per Del Vecchio, su cui fa ostruzione Gietù. Calcio di punizione dal limite. Si prepara lo stesso Assunção e i 4.000 romanisti fremono. Ed il brasiliano non delude. Tocco felpato ma potente, palla in rete. Al quarto della ripresa, Parma 1, Roma 1. Rivediamo la gran punizione di Assunção, ormai uno specialista. Tenta di reagire il Parma, affidandosi a Di Vaio, ma il destro non preoccupa Antognoli. Si cambia nel Parma, Marchionni, Diana e poi Milosevic per Nakata, Sartor e Mbomà. Nella Roma entra Lima per Assunção. E sono proprio i giallorossi a cercare l'affondo decisivo. Da Fuser a Totti che illumina in area per Cassano. Scatto dell'ex Barese e destro non irresistibile che Fre mette in angolo. Ancora a Roma. Panucci vede e serve Fuser. Avanza l'ex parmense senza nessuno contrastarlo, carica il destro, gran tiro e palla in rete. Al 32esimo è scattata la terribile legge dell'ex. Parma 1, Roma 2.
Rivediamo e c'è anche una deviazione di Cannavaro con un piede. Ed il serrate finale di un Parma ormai stanco e frastornato si concretizza al 46esimo. Palla a Di Vaio, ma Antognoli c'è e salva porta e risultato. E vince la Roma, meritatamente occorre dire, ma per il... Mancano Roberto Baggio, Bachini, Kosminski e Guardiola, incoraggiamento speciale dei tifosi bresciani alla squadra di Mazzone. I giocatori del Brescia, l'arbitro e i suoi assistenti con i frattini di Telethon. L'Inter no, peccato. Dopo 25 mesi e mezzo, Ronaldo e Vieri insieme, con Guglielmo In Pietro indisponibile, in campo anche Recoba con Okan a destra. L'arbitro è Rodomonti con Puglisi e Babini. Con calma Mazzone prende posto in panchina, le squadre sono già in campo. Vieri in attacco, fasi iniziali del match. Okan è pronto, Castellazzi per la deviazione in corner. Numero di Antonio Filippini su Gresco. Messo giù il giocatore delle Brescia, puntuale, arriva Puglisi. Cartellino giallo per Gresco, intervento in effetti avvenuto fuori area. Punizioni di Giunti, occhio al gomito destro di Ronaldo. Inizialmente Ronaldo alza il braccio destro, poi lo abbassa, colpisce la palla. Rodomonti ha lasciato proseguire. Molto agitato Mazzone, dà istruzioni addirittura anche al suo collaboratore in panchina, Menichini. Recoba, Ronaldo cerca e trova il triangolo con Vieri, scatto di Ronaldo, esterno destro e palla in rete sull'uscita di Castellazzi. Un'occhiata al guardaline e poi, visto che la posizione era regolare, può liberare la sua gioia a Ronaldo, lo festeggiano tutti sulla panchina dell'Inter. Rivediamo, parte in posizione regolare in rete con grandissima sicurezza. Passano due minuti, Giunti e non può nulla contro, è il pareggio per il Brescia, quinto gol in questo campionato per Tare, che brucia sullo schema Sorondo, che rimane troppo lontano, inutilmente prova con il braccio sinistro Sorondo, palla in rete. Dunque subito si rimette in careggiata il Brescia, fermato per un fuorigioco inesistente Toni, anche se la traiettoria era verso l'esterno. Poi Recoba, contatto con Esposito, tutto avviene sotto gli occhi di Mazzone, c'è un dialogo, diciamo così, tra Recoba e Mazzone. Poi Esposito con il petto, poi un sinistro, mancata incisività in attacco al Brescia nel primo tempo, probabilmente ferma la mano con la palla con la mano sinistra Ronaldo. E poi sul cross di Esposito Gresco, che era già stato ammonito, allarga il braccio destro, si gira ma colpisce comunque con il gomito, ha rischiato l'espulsione. Poi Toni, bella coordinazione sulla girata, non fortunato in questa occasione Toni, che spesso si è battuto alla grande con grande caparbietà. Numero di Ronaldo, poi arriva prima Esposito, giù il brasiliano che ha accennato ad una protesta, ma guardate Ronaldo, ancora braccio destro, non è intervenuto qui Rodomonti, in precedenza ha segnato la punizione. Poi cross di Javier Zanetti, Ronaldo sfiora il raddoppio. I pensieri di Mazzone dopo il primo tempo, sa che sarà molto dura contro questa Inter. Ripresa, scatto di Ronaldo un po' egoista, si fa anticipare da Castellazzi, c'era Recoba libero a sinistra, lo ha ignorato. Ronaldo che chiede scusa, manata di Toni a Okan. E poi per questo intervento Cristiano Zanetti, che era diffidato, è stato ammonito, dovrà saltare sabato Inter Chievo. Toni ancora prova a girarsi, non c'è forza, non sente Di Biagio le indicazioni di Cooper. Gresco, cintura su Toni, forse cominciata fuori area, non ha visto Rodomonti. Poi sbaglia Bonetti, Okan ne approfitta, destro vellutato e Vieri mette in rete. Non aveva mai fatto gol in carriera al Brescia Vieri. E sul